Mamma mia ragazzi, quanto mi girano ancora non avete idea. Io sto registrando questo video nel cuore della notte perché non riesco a dormire dalla rabbia. Vi dico subito questo, ma mi sforzerò nel fare un'analisi un po' più a mente fredda, no? Su Inter Parma. Vi dirò un po' quello che non mi sta piacendo e dir poco dell'Inter, perché fare 4 punti in 4 partite, collezionando almeno 2-3 figure di merda, ragazzi. Veramente, no, non ha alibi, non ha alibi e non ha giustificazione alcuna perché io sento parlare di sfiga. Tutto quello che vi pare, l'Inter oggi è stata sfigata perché se rigioca questa partita la vince 99 volte su 100, no? Perché abbiamo creato tutto quello che vi pare. Però ragazzi, dopo che hai fatto una figura di merda col Sassuolo, hai fatto una figura di merda col Torino perché vincevi 2-0, cazzo, in casa tua. E ti sei fatto pareggiare 2-2 dal Torino di Mazzarri. Quello per me equivale a una sconfitta. E col Bologna hai vinto proprio così, sudando sette camicie. Quindi i campanelli d'allarme c'erano tutti. Un'altra figura di merda non era contemplata. Anche se la prestazione, per carità, non è stata proprio schifosissima, è stato un Inter sufficiente. Ma quando collezioni già alcune figure di merda, la prestazione sufficiente in casa contro una neopromossa, per me non è più sufficiente. Tu il Parma te lo dovevi divorare, mangiare vivo, prendere veramente a pallonate, ma veramente però, perché abbiamo creato, sì, ma così un po' figlio dell'improvvisazione, ragazzi. Non è stato un gioco spumeggiante, anzi, quello che mi fa incazzare è che io per l'ennesima volta ho visto un Inter fare una fatica bestiale, una fatica boia contro le piccole squadre. Questo non è più un caso, ragazzi. Allora io perché mi incazzo con Spalletti? Perché dico, cazzo, tu il campanello d'allarme ce l'hai avuto a Bologna. Perché a Bologna hai avuto la fiammata di Nainggolan che ti ha sbloccato la partita, no? Però hai fatto cagare per 65-70 minuti, no? Quindi io lì dissi, beh, oh, prendiamoci 3 punti, che 3 punti sono importanti, però abbiamo fatto troppa fatica per 65 minuti. Ed è vero. Perché uno poi si aspetta, ok, adesso la prossima partita contro il Parma ne facciamo tesoro e non ci faremo cogliere impreparati, no? Da questa situazione. E invece, ragazzi, no, io per questo mi incazzo. Per questo mi incazzo, perché io ho rivisto la stessa partita, lo stesso copione, una squadra tutta arroccata, chiusa dietro, con Spalletti, che questo mi fa incazzare, che parte con un Keita titolare. Pur sapendo che è una punta da contropiede, se gli vuoi far fare il centravanti, Keita è un centravanti da contropiede, non può fare il centravanti a difesa schierata dell'avversario, no? Del Parma. Hai detto pure, cazzo, che Bruno Alves lo conosci benissimo perché l'ho allenato, un marcantonio di 2,5 metri per 150 kg, cazzo. I cross con Keita in area di rigore contro Bruno Alves, che molte volte non era solo Bruno Alves, anzi erano in tre sulla punta. Questo mi fa incazzare, ragazzi. E non è che poi entrati Icardi le cose sono cambiate, no, perché è rimasto, Icardi ha fatto cagare. Io lo dico subito, schiettamente, senza peli sulla lingua. Ieri si salvano pochissimi, ma Icardi è stato uno dei peggiori in campo. Cioè, Icardi è entrato nel secondo tempo con un atteggiamento veramente. Io non ho parole. Non ha strusciato una mezza palla. Poi, per carità, Spalletti ci mette del suo perché. Se tu vedi che hai fatto fatica con una punta, lì devi mettere due punte, non devi fare la staffetta Icardi-Keita, li devi cercare di mettere insieme, perché questi cazzo si difendevano in 11 dietro la linea del pallone, no? In 11 in area di rigore, non dietro la linea del pallone. E c'era Icardi sempre contro 3-4 avversari, quindi no, ripetere lo stesso sbaglio, no, non va bene. Questo è grave e fa incazzare. E poi fatemelo dire, una manovra da dietro, una lentezza veramente. Tutti si strappavano le vesti per Gagliardini, che è stato escluso dalla lista Champions, ragazzi. Ma Gagliardini, rendiamoci conto che sarà bravo a recuperare palla da fermo, ma quando si tratta di creare spazi, impostare da dietro è imbarazzante, ragazzi. Dai, Perisic 2 volte gli ha dettato un passaggio a campo aperto. Quelle poche volte che si apriva un po' di spazio, lui non gliel'ha mai data. Mai data perché non c'è il piede per dartela e non c'è la visione di gioco per dartela. E rallentava l'azione. Quelli già si piazzavano bene in difesa. Tu rallentavi l'azione da dietro. Davanti giocavamo con una punta con gli esterni larghissimi. Quel movimento là lo devono fare i terzini. Gli esterni devono andare a riempire l'area di rigore.
devono andare vicino alla punta e i terzini ieri erano D'Ambrosio, che resta praticamente sempre schiacciato e quando propone gioco, ragazzi, è inguardabile. Lo è stato anche ieri. E Dalbert dall'altra parte, che avrà giocato benino perché non ha fatto disastri, ma troppo timido. Cioè, si vedeva che giocava impaurito con la fascia, te la devi mangiare, cazzo, perché eri libero su quella fascia tante volte, il pubblico ti spingeva, diceva vai, vai, sali, sali, e lui non saliva un cazzo, raga. Perché mentalmente è bloccato, sto sudando tra l'altro perché sono agitato e sono incazzato, vaffanculo. Quindi ragazzi, ci sono le cose che non vanno, raga. Spalletti, tante, tanti errori, tanti errori. Vedi che non riesci a guadagnare spazio da dietro, ma metti un centrocampista, metti Borja Valero. Borja Valero, per carità, non sarà un fenomeno, ma comunque il piede buono ce l'ha, meglio di Gagliardini in alcune fasi della partita, quando devi creare tu il gioco, quando devi creare tu la partita, lo è, ma fallo giocare, non sarà Modric, per carità, ma il passaggio te lo sa fare, la verticalizzazione te lo sa fare. Da, di che cosa parliamo? Capitolo VAR, perché ovviamente anche la VAR ha fatto il suo, ragazzi. La VAR ha fatto cagare. Il sottoscritto vi aveva detto dopo Sassuolo, vi ho detto guardate che è cambiato il protocollo e lo prenderemo tutti nel culo per questa notizia. Ma voi mi avete dato del piangina. E adesso cazzo accettate allora. Perché se io sono stato del piangina, adesso non dovete piangere voi. Perché avete detto, ma contro il Sassuolo abbiamo fatto cagare, quindi non ti puoi appellare alla VAR, eccetera, eccetera. Ditemi un po' voi. C'era rigore sacrosanto, espulsione per Di Marco, giocatore poi di proprietà interista, cioè beffa delle beffe, tra l'altro, segna proprio lui, guarda caso, adesso dobbiamo stare muti. E cazzo, anzi, noi dobbiamo stare muti, ma la società deve prendere posizione, perché non esiste una roba del genere. Addirittura ho visto poi che anche il gol di Di Marco stesso poteva essere annullato perché c'erano due giocatori in fuorigioco del Parma. E raga, vabbè, che dobbiamo fare, ragazzi? Che dobbiamo fare? Qualcuno si fa sentire della società o non lo so? Ditemi un po' voi, qualcuno si fa sentire su queste cose? Perché veramente io sto vedendo delle robe allucinanti, ragazzi. Delle robe allucinanti da questo inizio di campionato a questa parte. Poiché l'Inter faccia cagare, non ci piove. E io 4 punti in 4 partite non do l'alibi a queste cazzate. No, i primi responsabili siamo noi, giocatori ed allenatori. Quindi datemi una cazzo di svegliata, perché veramente non esiste. E guardate cosa vi dico, col Tottenham l'Inter per me farà meno fatica tatticamente del Parma, perché io sto vedendo che l'Inter fa veramente una fatica bestiale contro le squadre che si chiudono, ma il Tottenham ovviamente verrà a Milano comunque a giocare, perché il Tottenham è una squadra che gioca a calcio, quindi di sicuro ti lascerà qualche spazietto in più e l'Inter ne potrà approfittare in contropiede, comunque tutto quello che vi pare. Quindi guardate il calcio quanto è strano. Tatticamente, secondo me, sarà una partita più facile quella col Tottenham che non quella col Bologna. Poi col Bologna, col Parma, anche col Bologna è stata una partita difficile. Poi, per carità, tutto quello che vi pare, il Tottenham è uno squadrone, fa paura. Però vedremo, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video come la pensate voi. Io veramente sono incazzato, ragazzi. Sono incazzato perché non mi è piaciuta veramente l'Inter, perché sarà stato un Inter sufficiente, ma non basta. Tu il Parma te lo devi divorare. Anche chi è subentrato, Politano male, è entrato malissimo in partita. Di Cardi già ho parlato. Keita non è una punta. Io Keita lo voglio vedere giocare esterno nel suo ruolo. In questo do colpa a Spalletti, no? In questo do colpa a Spalletti perché Keita deve giocare esterno. Tu devi sbloccare una partita, tiri fuori Keita, fai il cambio 1 e 1. No, devi giocare a due davanti, devi giocare a due davanti. La staffetta la fai dopo, cioè sblocca la partita e poi non so, fai qualche cambio, metti tutto quello che ti pare. Ma era il momento di osare un po' di più e questo gioco da dietro una lentezza veramente disarmante. Brozovic a corrente alterne, Gagliardini per me quando vuoi proporre, creare spazi, creare geometrie di gioco non si può guardare. Perché addirittura uno di voi mi ha detto, tu non capisci un cazzo perché Gagliardini dal punto di vista tecnico è un grande giocatore. Complimenti a questo intenditore di calcio che dice che Gagliardini è un grande giocatore dal punto di vista tecnico. Io non lo so, allora
cambiasso Schneider e Thiago Motta, che cazzo erano dal punto di vista tecnico? Mi potrei dire che dal punto di vista fisico Gagliardini è un grande giocatore, perché è bello, lungagnone, forte fisicamente, che se entra in contrasto, ma sentirmi dire che Gagliardini è un grande giocatore dal punto di vista tecnico e non riesce a fare una verticalizzazione, non ha visione di gioco, eccetera, eccetera, non ha tiro, ha fatto un tiro da fuori Gagliardini, che è una roba veramente inguardabile, nella partita di ieri, di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Comunque, è un po' un cane che si morde la coda, perché i problemi sono dalla cintola in su. La difesa mi è piaciuta, anche Dalbert stesso non ha giocato male, però Dalbert è intimorito, poteva spingere molto di più su quella fascia, non l'ha fatto. Skriniar, De Vrij mi piacciono, vanno benissimo, ma si doveva spingere un po' più sui terzini, perché quando si chiudono così i terzini devono spingere. E noi purtroppo abbiamo perso Cancelo, che è uno che spinge, fa anche regia perché ha anche un bel piede da dietro, Rafinha ti dà qualità sulla tre quarti. A centrocampo, l'ho detto, la palla girava lentissima da dietro, quindi il Parma aveva tutto lo spazio per piazzarsi bene, tutto il tempo e lo spazio per piazzarsi, con Gagliardini, D'Ambrosio, questi giocatori qua che non vanno mai in verticale, in più i nostri tecnici non rischiavano mai la giocata, ed ecco che si è completata la frittata, poi con una punta isolata. Queste sono cose che purtroppo già sappiamo dell'Inter, le sappiamo in questi anni, ragazzi, e io le vedo da troppo tempo. Adesso vedremo con il Tottenham, io sono convinto che sarà una partita diversa dal punto di vista tattico e sarà una partita più facile, vedrete che vi dico. Poi magari perdiamo perché il Tottenham è più forte, ci mancherebbe altro. Però sarà una partita più agevole. Mister, cazzo, datti una svegliata, perché io non voglio sentire, sono io il responsabile, cazzo. Dovete reagire tutti, tu per primo che ciondoli là avanti e dietro, caccia le palle pure tu mister, tu e gli 11 che scendono in campo, perché sono scesi soprattutto nel secondo tempo dopo che abbiamo preso il gol, cazzo, una reazione, un po' d'orgoglio, cazzo, ho visto certi giocatori veramente, non ho parole amici, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video, voi come la pensate, iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanellina delle notifiche, vedo ragazzi magari per lunedì vi porto una live, va? Così parliamo un po' della Champions e ancora un po' di Inter Parma. Fatemi sapere la vostra e lasciate un like a questo video. Un saluto a tutti, amici. Vado a dormire anche se veramente sono incazzato nero. Sudo ancora dall'incazzatura. Sempre, sempre amala. Sempre amala. Solo la maglia. Ciao, ragazzi.